Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Calabria News 24. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Sono stati celebrati i funerali della bimba ucraina di 5 anni, investita e deceduta nei giorni scorsi a Crotone. La piccola, sfuggita alla guerra e stabilitasi da pochi giorni con la sua famiglia nella città pitagorica, è stata investita mentre stava camminando con altre 2 persone sul ciglio della strada. Don Basil, cosa possiamo dire in questo giorno così triste e per la famiglia della bambina ucraina? No, anzitutto la speranza, perché secondo il nostro insegnamento cristiano è che la bambina sì, con il corpo è morta, però con l'anima è viva. E secondo l'insegnamento anche della Chiesa, sia cattolica sia ortodossa, la bambina è innocente e già, secondo l'insegnamento della Chiesa, è in paradiso. Perciò per noi cristiani la morte non è un momento di tristezza, ma il ritorno al paradiso, al posto come noi nelle queste preghiere che facciamo oggi cantiamo che ogni persona è venuta nel mondo per ritornare poi anche al paradiso dove non c'è dolore, malattia, sofferenza, ma la vita felice. Può essere l'angelo della pace? Speriamo sì. Anche lei, io ho detto ieri ai suoi genitori che lei già sta pregando sia per i loro, anche sia per tutto il mondo, anche per la pace. E sul Pollino è già iniziata la triste stagione degli incendi. A Mormanno, i vigili del fuoco di Castrovillari hanno domato un vasto rogo per il quale è stato necessario anche l'ausilio di un elicottero di Calabria Verde. Neanche il tempo di far sopraggiungere la primavera che la Calabria inizia a registrare i primi roghi. Comincia troppo presto la stagione degli incendi, soprattutto sul Pollino, il cui verde sembra essere sempre sotto tiro dei piromani. I vigili del fuoco di Castrovillari sono infatti intervenuti a Mormanno per un vasto incendio non troppo lontano dall'abitato. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento dei mezzi da terra, un APS e un Ranger con modulo antincendio boschivo, oltre che un elicottero di Calabria Verde che ha raggiunto le vette più alte. Difficile prevedere nuovi attentati alla natura, anche se le ultime piogge possono far scoraggiare chi costantemente la minaccia. Passiamo ora alla pagina politica. È stata rinviata la proposta di legge del consigliere regionale Ferdinando Laghi sul riordino dell'assetto territoriale della sanità calabrese, una proposta che ha ricevuto qualche obiezione per via del regime di commissariamento cui la Calabria è sottoposta, ma il consigliere ha ribattuto o vale per tutte le leggi o per nessuna. È stata rinviata la proposta di legge del consigliere regionale del gruppo DEMA Ferdinando Laghi sul riordino della sanità calabrese e il ritorno alle 11 ASL per una sanità più vicina ai cittadini. Laghi, che ha esposto la riforma in terza commissione, ha però riscontrato alcune obiezioni in merito ad una presunta irricevibilità della legge per via del regime di commissariamento cui la Calabria è sottoposta. Questa regola, dice, o vale per tutti o per nessuno. Ieri abbiamo cominciato l'iter della legge per il ridimensionamento territoriale delle aziende sanitarie calabresi, che è una legge, io credo, importantissima per dare salute ai cittadini. Quindi ho spiegato, ho illustrato le caratteristiche della legge e alla prossima seduta ci saranno eventualmente proposte di modifiche e quant'altro per poi approvare in aula. Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso sono i dubbi di legittimità di questa legge, cioè nel senso come se questa legge, vigendo il commissariamento, potesse non essere ricevibile da parte del Consiglio regionale. Dico che mi ha lasciato perplesso perché leggi analoghe di riorganizzazione sanitaria, e parlo di azienda Calabria Zero, sono state licenziate soltanto tipo un mese fa, per cui se c'è una regola, questa regola credo che o debba valere per tutti o per nessuno. E a Catanzaro è stata celebrata la giornata della trasparenza, un'occasione in cui la Regione Calabria ha voluto rendersi vicina a tutti i cittadini grazie alle iniziative promosse. Sì, la giornata della trasparenza legata all'efficacia e all'efficienza della pubblica amministrazione, quindi la possibilità che si vuole dare la Regione Calabria di rendicontare quelli che sono i risultati e quindi la spesa relativa alle attività progettuali, fornendo ai cittadini un servizio che sia alla portata di tutti quanti. Quindi una Regione che attraverso il portale anche di Open Data si rende vicina a tutti quanti i cittadini. Abbiamo inserito diverse attività nuove nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza. A breve,
vi racconterò il programma che stiamo facendo di formazione, di cui vi posso accennare, nel senso che a breve avremo due giornate proprio sull'anticorruzione e la trasparenza, curate dalla SDA Bocconi in sede per un totale di 80 persone, ecco, due eventi formativi molto importanti secondo me, per continuare sul discorso della trasparenza e legalità. Parliamo ora di sport e solidarietà, perché a Reggio Calabria si è disputato un torneo di cricket con i ragazzi del progetto di accoglienza SAI. Accoglienza e integrazione sono state le parole d'ordine. Un messaggio positivo che vogliono lanciare tutti i ragazzi del nostro progetto di accoglienza, perché il progetto di accoglienza SAI di Caulonia oggi ospita un torneo interculturale al quale partecipano i progetti di Gioiosa Ionica, di Benestare, di Polistena, e quindi tutti i ragazzi dei progetti di accoglienza quest'oggi, questa domenica, giocano a cricket nella nostra villetta comunale. Il messaggio che si vuole lanciare appunto attraverso questo torneo interculturale è un messaggio di pace, un messaggio di speranza, un messaggio di solidarietà attraverso il gioco. Il cricket per loro è il gioco più importante ed è un gioco che, nel quale appunto ci sono delle regole ferree, delle regole rigide, e quindi è per eccellenza il gioco più corretto che ci sia. Allora, oggi la cooperativa Patos con il progetto di accoglienza SAI, che ormai è una parte importante, dà un contributo importante a questa comunità, vuole con questo momento di sport, che vuole rappresentare un momento di aggregazione, un momento di condivisione. Oggi abbiamo qui ragazzi che vengono da altre comunità, Sant'Ilario, Benestare, San Nicola, poi abbiamo ospiti che vengono da Gioia, da Cinque Frondi, ma soprattutto vorremmo che diventasse un momento di condivisione con la comunità locale, perché il nostro obiettivo è quello veramente di abbattere qualunque forma di barriera, qualunque forma di chiusura, soprattutto in un momento delicato come questo che sta vivendo l'intero mondo. E questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio come sempre. Prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti con Calabria News 24 Informa tutti i giorni alle 13:30 e alle 19:00. Una buona serata.